Ciao a tutti! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Bene, già siamo in tantissimi! Allora, la pratica, intanto approfitto in questi momenti, bene, per dirvi che la pratica di oggi è una pratica orientata un po' sull'equilibrio, quindi sulla sensazione di instabilità, quindi tutto normale se vi sentite, se avete difficoltà nel rimanere in alcune posizioni, se vi sentite un po' persi, disorientati, non vi preoccupate, è tutto voluto. Bene, non mollate la pratica, mi raccomando, e portatela fino alla fine. E un saluto dalla Spezia. Bene, bene, un saluto a tutti quanti, ci state seguendo veramente da ogni parte d'Italia. Allora, prendete il vostro tappetino. Come dico sempre, provate a rendere il vostro spazio di pratica accogliente, quindi un posto tranquillo per voi dove praticare. Ci sediamo sul tappetino in Sukhasana, quindi in posizione comoda con le gambe incrociate. Le mani in appoggio sulle ginocchia. Portiamo in basso le spalle. Iniziamo a chiudere un attimo gli occhi. Prendiamo questi minuti all'inizio, iniziali della pratica, per entrare in contatto con il nostro corpo. Quindi semplicemente per il momento prova a chiederti come stai, come ti senti, come stai oggi, come stai in questo momento, come va il tuo corpo. Prova a fare delle lunghe espirazioni per lasciare andare ogni tensione. Prova ancora a muoverti, ad aggiustarti, ad accomodarti nella posizione e poi prova a rimanere fermo, provando a sentire bene il radicamento degli ischi a terra, le spalle in basso, il centro della testa che va verso l'alto. E semplicemente per qualche attimo accorgiti di come stai respirando, di dove vanno i tuoi pensieri, di dove vanno le tue emozioni. Prova ad accorgerti senza modificare nulla per il momento. Manda il centro della testa verso l'alto, le spalle in basso, senti bene il radicamento a terra dei glutei, dei piedi e le mani ben salde che vogliono abbracciare le ginocchia. E piano piano inizia a rendere il respiro un pochino più profondo, quindi inspira ed espira profondamente. Quando espiri, prova a buttare completamente fuori l'aria, quindi a non lasciare nulla dentro di te. Inspira, riempi completamente i polmoni ed espira, butta fuori. Prova a respirare solamente dal naso, mantenendo la bocca chiusa. Poi inspira profondamente e quando senti di aver riempito completamente, prova a trattenere per 5 secondi. Quindi lo facciamo insieme. Inspira completamente, riempi d'aria i polmoni. Quando sei arrivato al massimo, trattieni per 5, 4, 3, 2, 1. Butta fuori sempre dal naso. Libera completamente il tuo corpo dall'aria. E lo rifacciamo ancora. Inspira completamente, riempi d'aria i polmoni e trattieni per 5, 4, 3, 2 e 1. Butta fuori sempre dal naso.
Svuota completamente. E di nuovo inspira. E trattieni per 5, 4, 3, 2 e 1. Butta fuori. Riporta il respiro alla normalità. Mantieni ancora gli occhi chiusi. Prenditi un attimo per formulare l'intenzione per la quale vuoi praticare oggi, quindi una parola o una frase che possa guidare la tua pratica. Prova a tenerla a mente, prova forse a ripeterla durante la pratica, a ricordartela. Inspira, porta su le braccia oltre la testa, espira, lascia scendere i palmi fino al cuore e apri gli occhi. Porta la mano destra a terra, inspira, cresci con la mano sinistra ed espirando vai in flessione verso destra. Cammina un pochino verso destra con la mano destra, se vuoi appoggia il gomito verso terra, se arriva, se non arriva non c'è bisogno di piegarsi in avanti. Stiamo allungando il fianco sinistro, stiamo iniziando a muoverci. Inspiro, torno al centro ed espirando entro in torsione verso destra. Quindi porto la mano destra indietro al centro della schiena e la mano sinistra ad avvolgere il ginocchio destro. Prova a cercare la sensazione della torsione dal centro dell'addome, quindi prova a sentire proprio la parte alta del petto che si apre, va verso destra e le anche che restano ben allineate al centro. E poi inspiro, torno al centro, porto sulle braccia. Espiro, apro i gomiti verso l'esterno, porto un attimo lo sguardo verso l'alto. Inspiro, torno su con le braccia, espirando vado in flessione verso sinistra. Mando in basso le spalle, continua a sentire bene il radicamento a terra degli ischi. Allungati verso sinistra, non cadere in avanti. E poi inspirando torna verso l'alto ed espirando vai in torsione verso sinistra. Cresci verso l'alto con il centro della testa, aiutati con la mano destra se vuoi ad afferrare il ginocchio sinistro, la mano sinistra è dietro la schiena. Espira nella torsione. E poi inspiro, torno al centro, sulle braccia, espiro, apro grandi i gomiti verso l'esterno, lascio scendere le braccia, le mani all'esterno, sciolgo l'intreccio delle gambe. Inizio a sollevare i piedi da terra, le braccia parallele al pavimento, attivo bene i piedi. Non cercare la stabilità in questo senso, prova a perdere l'equilibrio, quindi senti dove sei più instabile. Respira, manda il centro della testa verso l'alto, prova se vuoi a distendere le gambe, ma va bene stare anche qui, giocando con il tuo equilibrio, mantenendo l'addome bene attivo, il centro della testa verso l'alto, ancora un respiro. E poi espirando sciolgo l'intreccio, mi sposto in avanti. E passo in quadrupedia. Punto bene le mani, i piedi, separo bene le dita delle mani. Inspiro, faccio una grande curva, porto il petto verso l'alto. Espiro, collo del piede a terra, grande gobba. Manda dentro l'ombelico, spingi bene a terra, separa le scapole. Ancora, inspira, apri il petto, portalo verso l'alto. Espira, grande gobba, ombelico all'interno. E fai una grande gobba, separa bene le dita a terra, ancora, inspira, grande curva. Questi movimenti iniziali servono per entrare in contatto con il tuo respiro. E poi torno in neutro, punto i piedi, avvicino i glutei ai talloni ed espirando inizio a distendere le gambe, a portare i glutei verso l'alto. Fai qualche passettino sul posto, non è importante che i piedi toccano terra, lascia le tue gambe non forzare, quindi lascia che facciano dei piccoli passetti, magari distendi prima una gamba e poi l'altra. Respira. E poi fai qualche passo, riporta i piedi tra le mani, lascia i piedi distanti quanto le anche, lascia il centro della testa andare verso il basso. Se hai bisogno, piega le ginocchia, se hai bisogno, afferra i gomiti, lascia che il centro della testa vada verso il basso. Non controllare nulla. E poi da qui inizia ad aprire bene e separare le dita dei piedi, quindi a sentire bene il radicamento a terra. Sciogli l'intreccio delle braccia se le hai afferrate, mantenendo le ginocchia piegate.
Inspira, porta il busto in avanti e prova a scendere verso il basso con il bacino. Prova ad appoggiarti con il busto verso le ginocchia. Resta, manda in basso le spalle, respira. Prova ad allungare il centro della testa, portarlo in avanti, manda indietro in basso le spalle, attiva fortissimo l'addome, respira. E poi espirando scendi con controllo, appoggiati a terra e piano piano vai a portare completamente la schiena in appoggio a terra. Porta le mani in appoggio a terra, richiama il ginocchio destro al petto, distendi la gamba sinistra e da qui inspiro, raggiungo con il mento il ginocchio destro. Manda in basso le spalle, solleva leggermente la gamba sinistra che è bene attiva, respira, attiva forte l'addome. E poi inspira, distendi la gamba destra ed espirando scendi a terra con le spalle. Porta sulla gamba sinistra, resta un attimo qui, manda in basso le spalle, dentro l'addome. Respira, attiva forte i piedi. E poi con controllo lascia scendere la gamba destra, richiama il ginocchio sinistro al petto. Espira, vieni su con il bacino, con il busto. Respira, mantieni la gamba destra sollevata, attiva le spalle in basso, stiamo iniziando a scaldare il nostro addome. Respira. E poi espirando distendi la gamba sinistra, scendi a terra con le spalle, richiama la gamba destra in alto, resta un attimo qui, porta le mani a terra, attiva forte i quadricipiti. E poi riporto a terra le mani, i piedi, e da qui facciamo 3 tentativi per venire in piedi. Quindi inspiro, allungo le braccia oltre la testa, espiro, vengo in alto. Inspiro, scendo giù, espirando questa volta provo a sollevare il bacino da terra e torno giù. L'ultima volta proviamo a sollevarci, se hai bisogno di usare le mani, usale. Torniamo in piedi, Tadasana. Qualsiasi variante abbia scelto, va bene. Inspira, porta su le braccia oltre la testa, espira, scendi. Uttanasana, centro della testa, verso il basso. Inspiro, allunga la schiena, rendi la parallela al pavimento ed espirando fai 2 passi indietro e scendi ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, vieni in avanti, apri il petto, porta il petto verso l'alto, in basso le spalle, Bhujangasana. Espira, attiva bene l'addome sui glutei, Adho Mukha Kani, faccia in giù. Riprendi contatto con il respiro, guarda verso gli alluci, attiva bene le mani a terra, allontana le spalle dalle orecchie. Inspira, porta sulla gamba destra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, torno su, espiro, porto il piede destro tra le mani, ruoto e appoggio il tallone sinistro, mantengo le anche in allineamento, inspiro, vengo su con il busto. Manda in basso le spalle, senti la stabilità della posizione. Respira, chiudi l'addome, non vogliamo curvare la zona lombare, rimaniamo ben allineati con le nostre anche. Se vuoi intensificare, puoi portare le mani dietro la schiena, aprire il petto ed espirando andare in avanti con il busto e cercare con lo sguardo il piede sinistro. Respira, qualsiasi variante va bene stare qui. Ancora 2 respiri e poi riporto a terra le mani e riporto il piede destro accanto al sinistro. Inspiro su il piede sinistro, espiro ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, vengo su con la gamba, espiro piede sinistro tra le mani. Ruoto, appoggio il tallone destro, attivo bene l'addome, separo bene le dita del piede. Inspira, vieni su. Manda in basso le spalle, stai nella posizione. Scegli la stessa variante di prima, quindi se hai intrecciato le mani dietro la schiena e sei sceso con il busto, fallo anche da questo lato. Se invece hai deciso di portare e lasciare il busto in alto, resta. Qualsiasi variante va bene, prova a sentire bene le gambe attive a terra, forti. E il guerriero 1. E poi riporto a terra le mani
Espiro, passo sinistro e le riporto accanto al destro. Cane a faccia in giù. Inspiro, vengo in tavola. Espirando, scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira, fai un'onda, vieni in avanti, apri il petto, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Inspira dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Ancora, inspira dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Fallo ancora un paio di respiri, semplicemente per buttare fuori, lasciare andare ogni tensione. Inizia a prendere contatto con il tuo corpo, forse senti un po' di calore che comincia a crescere, senti le spalle, senti le gambe, il tuo respiro bene. Resta in contatto con il respiro. E poi da qui fai un passo, qualche passo, riporta i piedi tra le mani. Alluce a contatto, piccolo spazio tra i talloni, inspiro, torno su. Parto sulle mani e le riporto al cuore. Quando in basso le spalle. Inspira, porta su il ginocchio destro al petto ed espirando, distendi la gamba destra davanti a te. Non è importante che scende. Resta qui, manda indietro l'anca destra. Respira. E poi espirando, fai un lungo affondo indietro. Mantieni il tallone sollevato. Resta qui. Respira, porta su le braccia oltre la testa. Stai nella posizione, inizia a sentire bene il tallone destro che spinge verso il fondo. E per tre volte, espiro, vado in avanti con il busto, inspira, torna su. Espiro, vado in avanti, indietro le mani e torno su. L'ultima, espira, vieni in avanti e torno su. Porta di nuovo le mani al cuore e questa volta, se vuoi, resta qui. Se vuoi, prova a sollevare il tallone sinistro. Resta. Qualsiasi variante va bene. E poi riporto a terra il tallone sinistro, porto le mani a terra, il ginocchio destro a terra, espiro, distendo la gamba sinistra. Respira, mantieni gli anche in allineamento, attiva bene il quadricipite destro e porta la punta del piede sinistro verso il cuore. Respira. E poi inspira, torna in avanti, porta su le braccia ed espirando entra in torsione verso sinistra. Resta un attimo qui, manda in basso le spalle, senti la stabilità dei piedi a terra. E poi inspirando torno al centro, riporto le mani a terra e scendo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspira, vieni in avanti, piccolo cobra sul petto. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Butta fuori l'aria se hai bisogno, come sempre. Porta lo sguardo verso gli alluci, le mani ben salte a terra. E poi da qui prova a portare la mano destra verso l'esterno della gamba sinistra, a qualsiasi altezza, va bene sul fianco, all'altezza del ginocchio, o se arrivi all'esterno della caviglia sinistra. E poi prova a sollevare un pochino il piede destro, a vedere cosa succede. Attiva forte l'addome. Stai, non giudicarti. E poi riporta a terra la mano destra, mantenendo la gamba destra verso l'alto. Portala ancora più su. Cammina indietro con le mani. Resta con la gamba destra sollevata. Resta. Se non arrivi a terra, piega il ginocchio sinistro, ma mantieni i polpastrelli bene ancorati a terra, il centro della testa che va in avanti, attiva forte l'addome, spingi con il tallone verso il fondo, attiva forte i glutei, respira. E poi piega il ginocchio sinistro, riporta il ginocchio destro al petto con controllo. Inspira, distendi la gamba destra, espirando con controllo mantenendola bene attiva, riporta la gamba destra accanto alla sinistra. Sei sul fondo del tappetino. Inspiro, piega le ginocchia, giù il bacino, sulle braccia, Utkatasana, posizione della sedia. Espira, scendi, Uttanasana, centro della testa verso il basso. Separa le dita, i talloni, di nuovo le dita e scendi. Malasana, porta le mani al cuore.
Resta un attimo qui, respira nella posizione. Spostati da una parte all'altra per sentire bene i piedi in appoggio a terra. E poi aiutati con le mani, vai a sederti a terra, mantieni la gamba sinistra lì dov'è e distendi la gamba destra. Porta la mano destra dietro di te all'altezza del fianco. Porta la mano sinistra verso l'alto e per tre volte inspira, vieni su con il bacino e torna. Ancora, inspira, vieni su con il bacino e torna. L'ultima, inspira, vieni su, espira, torna. Spostati in avanti e spostati verso il piede destro. Quindi torniamo a guardare il tappetino. Portiamo il ginocchio sinistro a terra e il destro e scendiamo ginocchia, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro, vengo in avanti, apro il petto, piccolo cobra. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Se hai bisogno di riposarti, porta le ginocchia a terra, altrimenti resta ancora in Adho Mukha. Recupera, riprendi contatto con il respiro, accorgiti di cosa sta suscitando in te questa pratica. E poi riporta i piedi tra le mani, separa i talloni, lascia un piccolo spazio tra i talloni, a luce a contatto. Inspiro, vengo su, porto le mani al cuore, richiamo il ginocchio sinistro al petto, espirando, distendo la gamba sinistra. Respira, non fa niente che se questa scende, respira, manda in basso le spalle, manda indietro l'anca sinistra, senti bene il radicamento a terra e cresci con il centro della testa verso l'alto, lungo a fondo con la gamba sinistra, su le braccia, la nasana, manda in basso le spalle, stai, e per tre volte espira, vieni in avanti con il busto, indietro con le braccia. Ancora, inspira, vieni su, senti le gambe stabili, espira, il busto in avanti, dietro le braccia, inspiro su, espiro, busto in avanti, indietro le braccia. L'ultima volta, vengo su, porto le mani al cuore e provo a sollevare il tallone destro. Respira, resta concentrato, non perdere la concentrazione. Stai, esplora il tuo corpo e poi riporto a terra il tallone destro, il ginocchio sinistro va a terra, inspiro, cresco verso l'alto, espiro, torsione verso destra. Resta un attimo qui, senti la torsione dal centro dell'addome, cresci con il centro della testa verso l'alto, respira e poi inspiro, torno al centro, su le braccia. Espirando, scendo il ginocchio, petto, mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, vengo in avanti, faccio un piccolo cobra sul petto. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Inspira dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Ancora, inspira dal naso e fuori l'aria dalla bocca. Un'altra volta, inspira dal naso, fuori l'aria dalla bocca. Resta ancora qualche respiro in Adho Mukha. Se hai bisogno di riposarti, porta le ginocchia a terra, la fronte a terra e prendi il tuo tempo per recuperare, per respirare, per calmare il respiro. Rimaniamo ancora 5 respiri, quindi scegli quello che è più giusto per te in questo momento. Respira, recupera. E poi se ti sei riposato con le ginocchia a terra, se sei pronto, torna in Adho Mukha e prova a portare la mano sinistra all'esterno della gamba destra a qualsiasi altezza, va bene il fianco, il ginocchio o se arrivi la caviglia verso l'esterno, quindi la mano sinistra all'esterno della caviglia destra. Da qui prova a sollevare il piede sinistro, attiva forte l'addome, respira. E poi riporta la mano sinistra a terra, torna e continua a salire con la gamba sinistra verso l'alto. Questa volta cammina indietro con le mani, mantenendo la gamba sinistra alta. Anche qui, se non arrivi a terra, piega la gamba destra, va bene?
Mamma, tieni i polpastrelli in appoggio a terra, manda indietro le spalle, il centro della testa in avanti, quindi senti allungare la colonna, attiva forte, manda dentro l'ombelico, il tallone sinistro spinge verso il fondo, respira, il piede destro è ben saldo a terra, attiva forte il gluteo, respira. E con controllo chiama il ginocchio sinistro al petto, porta le mani al cuore. Inspira, distendo la gamba sinistra in avanti. Espiro, Tadasana. Fermati un attimo, manda in basso le spalle. Senti bene il radicamento a terra, senti il tuo respiro, il centro della testa verso l'alto. E separa le dita, i talloni, le dita. E scendi con il bacino verso il basso, Malasana, centro le mani verso il cuore, respira, attiva bene l'addome, separa le ginocchia che vanno verso il fondo, porta il centro della testa verso l'alto. Mi vado a sedere a terra, mantengo questa volta il piede destro così com'è e distendo la gamba sinistra davanti a me. Porto la mano sinistra all'esterno del fianco sinistro e per tre volte inspiro, vengo su con il bacino, espiro, scendo, fallo con controllo, quindi attiva l'addome e i glutei ogni volta, non lasciarti cadere, inspiro, vengo su, espiro, ritorno a terra. L'ultima volta, inspiro, torno su, espiro. Torno a terra, mi sposto in avanti, se ho bisogno porto le mani sui fianchi, mi aiuto a camminare in avanti, mi sposto di nuovo sul piede sinistro e torno a guardare il fronte del tappetino. Riporto il ginocchio destro a terra ed espirando scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspiro con un'onda, vengo in avanti, apro il petto, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Respira, recupera, accorgiti di come ti senti, accorgiti del tuo respiro, accorgiti se ti sei sentito perso in queste transizioni un po' particolari forse, respira, recupera, se hai bisogno porta le ginocchia a terra. E poi da qui inspira, porta sulla gamba destra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Inspiro, torno su, espira, ginocchio al gomito destro, corpo in tavola. Inspiro, torno su, espiro, piede destro tra le mani, attivo bene il quadricipite sinistro, vengo su con il busto, porto le mani al cuore. Manda in basso le spalle, distendi la gamba destra, ruota e appoggia il tallone sinistro. Attiva e allinea bene le anche, inspira, cresci verso l'alto, espira, busto in avanti. Resta qui. Guarda il tuo piede destro e prova ad aprire e separare bene le dita del piede destro. L'anca destra va indietro, l'anca sinistra va in avanti, il centro della testa si allunga, quindi non stiamo cercando di scendere, non ci interessa. Prova a sentire l'allungamento della schiena. E poi piego il ginocchio destro, mi sposto in avanti e sollevo la gamba sinistra. Virabhadrasana 3. Resta, attiva forte l'addome, senti il radicamento a terra del piede, il tallone sinistro è super forte. E poi lascio cadere le mani a terra, anche qui se hai bisogno piega il ginocchio destro. Separa bene le dita delle mani e prova, se vuoi, per tre volte a calciare la gamba sinistra in alto, quindi fai tre saltini in espirazione, espiro, vengo su e torno, inspiro, espiro, vengo su e torno, l'ultima volta, inspira, espira, vieni su e torna, riporta il piede sinistro accanto al destro, inspiro, tenendo la schiena parallela al pavimento, espiro, due passi, scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, apri il petto, porta il petto verso l'alto, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Porta le ginocchia a terra, i glutei in appoggio sui talloni, la fronte verso terra. Balasana. Resta un attimo qui.
calma il respiro, calma tutto, torna a calmare i tuoi pensieri. Stai nella posizione. E come prima, prova ad accorgerti di cosa sta suscitando in te questa pratica. Forse stanno uscendo fuori dei pensieri, delle emozioni. Prova semplicemente ad accorgerti, ad accoglierle, senza giudicarti. Rimaniamo così un paio di respiri ancora. Prova a calmare il respiro. E poi inspirando torniamo in quadrupedia, puntiamo i piedi, avviciniamo i glutei e i talloni. Espiro, cane a faccia in giù, Adho Mukha. Respira, fai ancora qualche passetto se hai bisogno. E poi da qui inspiro sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto, corpo in tavola. Separa bene le scapole tra di loro. Inspiro sulla gamba sinistra, espira, ginocchio al petto. E ancora, inspiro, torno su, espiro, ginocchio al gomito sinistro. Inspiro, torno su, espiro, piede sinistro tra le mani. Vengo su con il busto, porto le mani al cuore, resto un attimo qui, mando in basso le spalle, provo a non curvare la zona lombare, quindi attivo e mando all'interno l'addome. Respira. Distendo la gamba sinistra, ruoto, appoggio il tallone destro, lo avvicino se ho bisogno, allineo bene le anche, inspiro, cresco verso l'alto, espiro, mi allungo in avanti. Separa bene le dita del piede sinistro, allunga e porta il centro della testa in avanti. L'anca destra va in avanti, l'anca sinistra va indietro. Respira, stai nella posizione. E poi piega il ginocchio sinistro, inizia a spostare il peso e a sollevare la gamba destra, il busto va in avanti. Gira 3. Senti l'equilibrio sul piede sinistro, spingi bene con il tallone destro verso il fondo. Manda in basso le spalle. E poi lascia scendere le mani verso terra e come prima se non arrivi piega il ginocchio sinistro. E se vuoi provare, come abbiamo fatto prima, puoi provare a fare dei piccoli salti e provare la sensazione di stare in appoggio sulle tue mani. Quindi separa bene le dita delle mani, spingi bene il tappetino lontano da te, attiva bene l'addome e per 3 volte espira, solleva sulla gamba destra. Ancora, inspira qui, espira, solleva e riporta a terra. L'ultima volta, espira, solleva e riporto a terra. Riporto a terra il piede destro accanto al sinistro. Inspiro, allungo la schiena, la rendo parallela al pavimento. Espiro, scendo, faccio 2 passi e scendo ginocchia, petto e mento, gomiti stretti. Inspira con un'onda, vieni in avanti, apro il petto, Bhujangasana. Espiro, Adho Mukha, cane a faccia in giù. Porta le ginocchia a terra. I glutei appoggio sui talloni, la fronte verso terra, resta un attimo, Balasana. Respira, resta qui. Calma il respiro, calma i pensieri. Prova a riconnetterti con il tuo respiro. Ascolta il tuo corpo. Non giudicarti se non sei riuscito a fare qualcosa, qualche posizione, non è importante, prova ad accorgerti di come hai reagito, di come stai, di quali emozioni e pensieri suscita in te. E poi inspirando vieni in avanti, in quadrupedia, separa le ginocchia tra di loro, piano piano lasciale scendere verso l'esterno e porta i gomiti verso terra. Manda il bacino verso il basso, senza forzare nulla, mantieni le gambe a 90 gradi. Respira nella posizione, stai. Prova a portare il respiro dove senti maggior tensione o fastidio. Non vogliamo sentire dolore, quindi se vuoi torna su con il bacino. Resta, attiva bene l'addome, separa le scapole tra di loro. Stai. E poi lasciati scivolare in avanti, distendi le gambe, porta le mani ad intrecciarsi sotto il mento, attiva forte le gambe, i glutei,
Inspira, vieni su con il busto. Espira, scendi. Porta una guancia verso terra, le braccia lungo i fianchi. Resta un attimo qui. Lasciati completamente cadere, sdraiato a terra. E poi di nuovo intreccia le mani sotto il mento. Questa volta rimaniamo bene ancorati a terra con il busto. Inspirando, portiamo su i piedi. Espiro, scendo. Riporto l'altra guancia a terra e lascio le braccia lungo i fianchi. Respira, lasciati cadere completamente a terra. E poi torno al centro, torno ad intrecciare le mani sotto il mento, attivo bene le gambe, stringo forte i piedi tra di loro e con la prossima inspirazione provo a sollevare busto e gambe. Inspiro, vengo su, espira, resta, resta, respira ed espirando scendo, porto le mani lungo all'altezza del petto, mi aiuto per tornare in alto e mi fermo un attimo in balasana, quindi porto i glutei in appoggio sui talloni e la fronte a terra. Porta i palmi, le mani a contatto e porta le mani dietro la nuca. Resta un attimo qui, respira. Approfitta di questi momenti per calmare il pensiero, calmare il respiro. E poi riporto a terra le mani, torno su con il busto e mi vado a distendere le gambe, quindi mi vado a sedere. Richiamo il ginocchio destro al petto, lascio cadere il ginocchio destro verso l'esterno, attivo bene il quadricipite sinistro, inspiro, cresco verso l'alto, espiro, vado in avanti. Anche qui non è importante arrivare alla gamba sinistra, non ci interessa. Prova a stare dove riesci a stare, prova a sentire quali sono le sensazioni che questa posizione, l'arrivare, il non arrivare ti sta dando. Quindi se stai più in alto, resta, manda in basso le spalle e prova a crescere con il centro verso, della testa verso l'alto. Attiva bene il quadricipite sinistro, stai nella posizione. Respira, stai con le tue sensazioni, non con i pensieri. E poi guarda oltre il piede sinistro, allunga bene la schiena, torna su verso l'alto con il busto, richiama il ginocchio destro al petto e distendi la gamba destra accanto alla sinistra. Richiama il ginocchio sinistro, espira, lascialo cadere verso l'esterno, cresci verso l'alto con le braccia, espira, scendi. Anche qui non ci interessa arrivare a toccare la gamba destra. Prova a pensare di voler creare spazio tra il busto, il quadricipite destro, voler allungare la colonna, portare il centro della testa in avanti, in alto, le spalle sono basse. E attiva bene il quadricipite destro. Prova a sentire se quando espiri cambia qualcosa nella posizione. E poi inspira, guarda oltre la gamba destra, espira, torna su con il busto. Richiama il ginocchio sinistro al petto e lascialo scendere accanto alla sinistra. Richiama entrambe le ginocchia, porta quindi i piedi a terra, avvicinati con i glutei e i talloni e con controllo, espirando, lasciati scendere, torna a sdraiarti fino ad arrivare a terra, apri le braccia grandi all'esterno. Richiama un attimo le ginocchia al petto. Ed espirando, lasciale cadere entrambe verso sinistra, le braccia sono aperte all'esterno, la spalla destra è bene in appoggio a terra. Se la spalla destra si solleva, prova a sollevare un pochino le ginocchia. Senti la torsione dal centro dell'addome. Prova a chiudere gli occhi, a spostare la testa, lo sguardo verso destra, non contrarre nulla.
stai completamente rilassato a terra, senti la torsione. E poi inspirando, richiama le ginocchia al centro, al petto, ed espirando lasciale cadere verso destra. E questa volta guarda verso sinistra, mantieni la spalla sinistra a terra e quindi le ginocchia sono a destra. Resta, lascia libero la torsione di avvenire naturalmente, senza contrarre, senza controllare. Respira, lascia andare, chiudi gli occhi se hai bisogno. Inizia a prendere contatto con la sensazione di stare sdraiato a terra, di sentire bene la tua schiena in appoggio a terra. E poi da qui ritorna inspirando con le ginocchia al petto, questa volta abbracciale, avvicinale sempre di più al petto, se hai voglia dondola da un lato all'altro, se hai voglia chiudi gli occhi, arrotonda bene la colonna, quindi lascia che la zona lombare tocchi terra. E porta il mento verso il petto per allungare bene il tratto cervicale. Respira, resta ancora un paio di respiri qui. E poi riporto a terra le mani, distendo un attimo le gambe oltre la testa ed espirando lascio scendere i piedi oltre la testa. Resta qui, decidi come finire la tua pratica, quindi se vuoi porta i piedi oltre la testa, se vuoi portando le mani in appoggio sulla lombare puoi provare a sollevare le gambe verso l'alto. Qualsiasi variante va bene, prova a mantenerla per 5 respiri e poi con controllo ritorni a terra con i piedi oltre la testa. E lasci scivolare le gambe davanti al volto fino a riportare la zona lombare a terra. E quindi decidi la tua variante, come finire. E lascia scendere le gambe, le distendi. Lascia cadere i piedi verso l'esterno, quindi siamo completamente sdraiati a terra. Manda in basso le spalle, lascia cadere i piedi all'esterno, cammina con i talloni verso il fondo, con il centro della testa verso l'alto per allungare bene la colonna. I palmi sono rivolti verso l'alto, quindi resta sdraiato così per qualche respiro, prova ad allontanare le braccia dal busto, quindi prendi il tuo spazio, chiudi gli occhi. Resta sdraiato nell'ultima posizione, chiudi gli occhi, proviamo a rimanere sdraiati, attenti al nostro respiro. Come ogni volta proviamo a rimanere nell'ultima posizione, immobili, ma attenti al nostro respiro. E quindi stiamo completamente sdraiati, con le braccia lungo i fianchi, i palmi rivolti verso l'alto, gli occhi chiusi. Prova a stare qualche respiro, semplicemente per i primi momenti accorgiti di... No... Stai per qualche respiro in sdraiato, con gli occhi chiusi, provando a prendere contatto con il tuo corpo, semplicemente sentendolo bene in appoggio a terra. Sentiti pesante, completamente rilassato a terra. Lasciati cadere, fai delle lunghe espirazioni per lasciarti andare. Senti bene il radicamento del tuo corpo a terra, quindi prova a percorrere il tuo corpo dal basso verso l'alto, semplicemente per sentirlo ben pesante a terra.
Prova a sentire la sensazione di stabilità, di star ben radicato a terra. Rilassa completamente il tuo corpo, lascia andare ogni tensione. Aiutati anche con il respiro, quindi se hai bisogno butta fuori l'aria, espira per lasciarti andare. Prova ad esplorare un po' il tuo respiro, accorgendoti di com'è in questo momento. Non modificare nulla, semplicemente accorgiti di come ti senti, di com'è. Prova a sentire l'aria entrare dalle narici ed uscire. Stai nel respiro, stai nelle sensazioni del tuo corpo. Se la tua mente va altrove, prova a richiamarla e a riportarla al momento presente. Piano piano torna a risvegliare il tuo corpo facendo dei piccoli movimenti delle mani, dei piedi, la testa da un lato all'altro. Mantieni ancora gli occhi chiusi e ascolta il tuo corpo per risvegliarti. Lasciati guidare da lui, per questo mantieni gli occhi chiusi. Fai dei piccoli movimenti. Forse stiracchiati verso l'alto, porta le ginocchia al petto. Lasciati cadere verso il fianco destro. E piano piano torna a sederti in Sukhasana, quindi in posizione comoda, con le gambe incrociate. Come abbiamo iniziato la pratica di oggi, le mani in appoggio sulle ginocchia, la schiena dritta. Mantieni ancora un attimo gli occhi chiusi, prova a sentire come ti senti, prova a chiederti come stai nel tuo corpo dopo la pratica, com'è il tuo respiro. Inspira, porta su le braccia oltre la testa, espira, lasciali scendere fino al cuore. Ricorda l'intenzione per la quale hai praticato e ringraziati per esserti dedicato del tempo oggi. Grazie, namaste, e purtroppo sto leggendo, no, mannaggia, mi dispiace tantissimo, si sia bloccata, e allora, e tanto la salvo, grazie mille, mi dispiace tantissimo per questo problema di connessione, e la salvo, la metto su YouTube, e grazie, mi dispiace tantissimo, la metto su YouTube e vediamo, spero che insomma riuscirete a farla di nuovo, mannaggia, grazie mille a tutti per aver partecipato, e niente, mi dispiace per la connessione, non so come mai oggi è andata così. Grazie mille a voi. Comunque la caricherò su YouTube. Ciao, grazie, buona serata. Grazie.